Ok, allora, chiudo qua. Buongiorno, sempre io. Introduco la prossima sessione solo per dire che questa sessione che riguarda ricerca di base sarà di fatto un po' un overview, un riassunto di quanto è stato detto alla giornata scientifica che si è svolta appunto qua giovedì. E raccomando i relatori di rimanere davvero nei tempi per non ulteriormente peggiorare il nostro ritardo. Inizio col primo speaker, che è Pier Lorenzo Puri. Dov'è Pier? Che vi parlerà, diciamo, darà una panoramica sulla ricerca riguardante le cellule staminali. Grazie. Buongiorno a tutti, allora cercherò di essere il più succinto possibile e praticamente vi parlo di quello che è uscito fuori giovedì mattina quando praticamente siamo stati io e alcuni miei colleghi invitati a fare un aggiornamento sulla nostra ricerca sulle cellule staminali, dove per cellule staminali intendiamo cellule con caratteristiche di pluripotenza, cioè cellule che possono andare in diverse direzioni, e come queste cellule cooperino tra di loro, segnalino reciprocamente cosa fare durante la rigenerazione e soprattutto farvi vedere quali sono i meccanismi molecolari. Cercherò di essere il più possibile comprensibile sotto questo punto di vista, quali sono i meccanismi molecolari con cui queste risposte si coordinano affinché la rigenerazione vada a buon fine, che è l'aspetto, diciamo, l'outcome, l'aspetto fisiologico o comunque terapeutico della condizione di un muscolo distrofico, oppure quando le cose vanno male, che poi è il meccanismo patogenetico dello sviluppo della malattia. E qua inserirò alcuni meccanismi che possono essere considerati dei bersagli per interventi farmacologici nella distrofia muscolare, sottolineando soprattutto la vicinanza di questi aspetti farmacologici con la reintroduzione del gene della distrofina, per farvi vedere come un aspetto della terapia farmacologica è proprio quella di ottenere dei risultati simili a quelli che si ottengono reintroducendo il gene della distrofina. Allora, questo è praticamente una rappresentazione, vabbè, mi riferisco a uno solo. Questa è la rappresentazione di come un difetto genetico, come la mutazione, quindi l'assenza della distrofina o comunque di tantissimi altri geni che compongono questo complesso associato alla distrofina che manterrebbe l'integrità del muscolo, e questo è quello che succede diciamo al di sotto di questo complesso, e quindi tutte le volte che viene mutato uno di questi componenti, questa regolazione di cui parlerò salta. E questo porta a tutta una serie di eventi patologici che poi costituiscono la patologia della distrofia muscolare. Ok. E come vedete, diciamo, il target principale è una molecola chiamata una proteina, un gruppo di proteine in realtà, chiamati HDAC, che sarebbero delle histone deacetilasi. E quello che succede è che normalmente questi enzimi, che sono di grande importanza per la distrofia muscolare, normalmente reprimono una parte dell'espressione genica in maniera regolata, e un modo di regolare questa repressione è proprio quella attraverso il nitrossido che normalmente funziona in virtù della presenza della distrofina, e che fa in modo che la repressione da parte delle istone deacetilasi venga alleviata, cioè praticamente reprime un repressore. Quando manca la distrofina, ovviamente manca questo meccanismo e questi enzimi sono completamente deregolati, perciò stabiliscono una repressione di tutta una serie di meccanismi di cui il nostro muscolo ha bisogno,
E questi sono tutti quei meccanismi che saltano e che rappresentano praticamente la base epigenetica della distrofia muscolare. Epigenetica è una parola probabilmente a molti di voi sconosciuta, però non è nient'altro che il sovvertimento di tutto un network di proteine e di RNA che dovrebbero far funzionare le cellule in un certo modo. E adesso vi faccio vedere cosa ci siamo detti l'altro giorno in termini del funzionamento di questo tipo di cellule. Allora, questi sono praticamente i principali protagonisti, almeno da quanto abbiamo avuto modo di sapere giovedì mattina, ovvero le histone 10 tilasi non permettono nel muscolo distrofico, proprio perché costitutivamente attive, l'espressione di una serie di geni che codificano per proteine, RNA che non codificano per proteine ma che stanno liberi nelle cellule e fanno in modo che la trascrizione dei geni che codificano per le proteine venga regolata in maniera molto fine. E poi questa nuova linea di evidenza, che sono degli elementi ripetuti di cui normalmente il nostro muscolo ha bisogno, ma che in presenza di una tonica persistente attività delle istone e di acetilasi non vengono espressi. Quindi vedete che viene completamente sovvertito tutto un meccanismo con cui cooperano RNA e proteine affinché certe cellule facciano il loro dovere. Ovviamente tutto questo esita in una mancata rigenerazione a lungo termine, cioè quello che succede proprio durante la progressione della malattia, e un modo, diciamo, di riparare il danno muscolare, il danno dovuto alla contrazione, alla degenerazione, con un meccanismo che non è più quello fisiologico di rigenerare dei muscoli sani, ma quello di metterci delle pezze di tessuto fibrotico e di tessuto grasso che alla lunga complicano la malattia, proprio in virtù del fatto che un muscolo pieno di fibrosi e di grasso si contrae sempre di meno. Oltre a questo c'è un aspetto di instabilità genetica del quale probabilmente non riuscirò a parlare, ma che rappresenterà probabilmente un altro interessantissimo versante su cui lavorare nei prossimi anni. Questa è una slide che ho ricevuto da Irene Bozzoni, con cui lei ha presentato il meccanismo con cui, come vedete, in assenza di distrofina si viene a perdere la regolazione del nitrossido, i livelli di nitrossido scendono a livelli bassissimi, tali da non essere più in grado di regolare quest'azione inibitoria delle istone di acetilasi. Vedete che per fare delle proteine, o comunque per trascrivere l'RNA, ci vorrebbe l'RNA polimerasi, ma questa inibizione di questa proteina, questi enzimi delle istone di acetilasi, non permette la trascrizione di tutti questi RNA. Quando viene per esempio recuperata l'espressione anche parziale di distrofina, come vedete si riforma il complesso che attraverso il nitrossido porta alla nitrosilazione e all'inibizione delle histone di acetilasi. Stessa cosa farebbero gli inibitori farmacologici delle histone di acetilasi, ed ecco che adesso tutta una serie di RNA, abbiamo detto che codifica per proteine, per questi elementi regolatori non codificanti, vengono riespressi. Quindi diciamo che reintroducendo l'espressione di distrofina o inibendo direttamente questi enzimi possiamo recuperare un aspetto, io ho chiamato prima questo aspetto epigenetico, ma adesso sapete di cosa sto parlando, quindi un aspetto funzionale che permette alle cellule di riprendere il comportamento, diciamo, a questo punto chiamiamolo terapeutico, con cui riusciamo ad ottenere una rigenerazione invece di una degenerazione fibrotica e adipogenica. Questo ovviamente fa parte di un meccanismo a ritroso che spiega quello che noi abbiamo osservato alcuni anni fa, ovvero che con una serie di composti chiamati CDAC inhibitors, uno dei quali sta entrando in clinical trial e Paolo Bettica vi parlerà, di cui parlerà Paolo penso domani, nella sezione del pomeriggio. Comunque
noi vedevamo che in effetti questi composti erano in grado di inibire la fibrosi, l'infiltrazione di grasso e di promuovere la rigenerazione. Chiaramente il sospetto è che attraverso i meccanismi che vi ho illustrato prima, queste cellule, questi composti agissero su delle cellule che potessero fare entrambe le cose, fibrosi, adiposi, adipogenesi oppure rigenerazione. Queste cellule in realtà sono state portate all'attenzione della comunità scientifica da un altro relatore, Fabio Rossi, che dovrebbe essere in sala, anche se non lo vedo, e che ha fatto una scoperta seminale 2 anni fa, ovvero lui ha identificato dei tipi cellulari che hanno la facoltà, in condizioni normali, di promuovere la rigenerazione, e lo fanno attraverso l'interazione con i componenti di questo network di proteine e di cellule che costituiscono il network che regola la rigenerazione muscolare. Vedete, queste sono le cellule satelliti di cui sicuramente avete sentito parlare, cioè sono delle cellule staminali che sono i principali protagonisti della rigenerazione muscolare. Tuttavia non funzionerebbero se non ci fossero l'intervento, tutte le volte che il muscolo subisce un danno come quello della contrazione in assenza di distrofina, queste cellule non funzionerebbero se non ci fossero almeno altri due tipi cellulari, probabilmente molti di più, ma comunque due tipi cellulari di grande interesse, sono i macrofagi e questi progenitori fibroadipogenici. In condizioni normali queste sono delle cellule che mandano dei segnali regolatori, cioè coordinano l'attività delle cellule satelliti, fanno in modo che le cellule satelliti effettivamente rigenerino il muscolo, e questo è quando le cose vanno bene, ed è probabilmente quello che succede nei primi anni di vita dei pazienti affetti da distrofia muscolare. I bambini si muovono, camminano, contraggono il muscolo degenera per la mancanza di distrofina, ma ha una buona capacità rigenerativa proprio perché queste cellule funzionano a dovere. Ora Fabio Rossi ci ha insegnato che questi tipi cellulari possono fare due cose, questo è quello che fanno quando funzionano. Tuttavia la loro potenzialità, e questo rende conto del nome di cellule staminali adulte, anche se è un nome un po' arbitrario perché sono semplicemente pluripotenti, sanno fare alcune cose ma non tutte. Quando le cose non funzionano invece queste cellule adottano un fenotipo fibrotico adipogenico, cioè cominciano a fare il grasso. Quindi in realtà sono un meccanismo probabilmente conservato con cui quando il muscolo non ce la fa più a rigenerare comunque si ripara con quello che sta a fare, cioè mette queste toppe di grasso e di fibrosi. Quello che abbiamo visto noi è che queste cellule sono il bersaglio degli ACE-DAC inhibitors, cioè gli inibitori degli istoni di acetilasi ricostituiscono quel network epigenetico che era saltato a causa dell'assenza di distrofina in queste cellule, e fanno in modo che queste cellule ricomincino a parlare alle cellule satelliti attraverso la produzione di una serie di fattori solubili, tra cui follistatina, che dovrebbe essere un nome a voi familiare perché è l'inibitore di una molecola di grande interesse chiamata miostatina, e soprattutto impedendo che queste cellule comincino a diventare cellule fibrotiche e cellule grasse. Questo è il razionale con cui, e qua vado un po' nello specifico, ma non per complicarvi le idee, soltanto per dirvi che questo succede quando con gli inibitori dei acetilasi salta, come vi dicevo prima, questa repressione tonica costitutiva da parte di questi enzimi che sono deregolati nella distrofia muscolare, salta la repressione di questi microRNA e di questa proteina che sono esattamente il network di proteine e di microRNA che dovrebbero costituire il macchinario con cui vengono fatti tutta una serie di movimenti per aiutare la rigenerazione muscolare. Quando ciò non dovesse avvenire, chiaramente si formerebbe invece un macchinario trascrizionale che promuove la formazione di grasso e di fibrosi.
Detto questo, l'intervento di Fabio Rossi è stato di particolare importanza perché ci ha permesso di apprezzare un ulteriore aspetto di queste cellule, che è la loro regolazione da parte dei macrofagi. Questa è una cosa molto importante perché noi sappiamo che l'infiammazione è un altro bersaglio di interventi terapeutici, farmacologici, e gli steroidi stessi in qualche modo tendono ad attenuare l'effetto dell'infiammazione. Tuttavia l'infiammazione, soprattutto nei primi momenti, i primi stadi della rigenerazione muscolare, ha un effetto importante perché permette il reclutamento dei macrofagi e l'attività di questi macrofagi, che devono mandare dei segnali a queste cellule e ne devono regolare sia la presenza. Queste cellule devono essere presenti nel muscolo per rigenerare bene soltanto in un certo momento. E allora che succede? Quello che abbiamo imparato dagli studi di Fabio Rossi è che quando i macrofagi lanciano certi segnali, permettono a queste cellule di essere presenti soltanto al momento della rigenerazione, in cui devono mandare i messaggi alle cellule satelliti affinché funzionino. Se questo non dovesse succedere, queste cellule resterebbero all'interno del muscolo e comincerebbero a fare questo riparo dannoso con tessuto di grasso e di fibrosi. E vedete, soprattutto per l'assenza di questi segnali da parte dei macrofagi. E quello che ci ha fatto vedere Fabio Rossi è proprio questo aspetto, cioè nei primi giorni della rigenerazione. Questo è un muscolo che rigenera in maniera sincronizzata, come i muscoli di pazienti, di persone normali. Immaginate che però in un muscolo distrofico esiste un meccanismo di rigenerazione asincrono, perché allo stesso momento tanti muscoli degenerano e rigenerano. Tuttavia, questo è quello che succede in condizioni fisiologiche: queste cellule si accumulano i primi giorni della rigenerazione dopo un danno muscolare, e sono i momenti in cui queste cellule dicono alle satelliti cosa fare, ovvero uscire dalla loro nicchia, dove se ne stanno là buone aspettando di essere chiamate a fare il loro dovere, iniziare a proliferare e a formare il nuovo muscolo, finché il muscolo non venga riparato con del nuovo muscolo con capacità contrattili. E questo si ottiene, questa temporalità di presenza dei FAPS si ottiene perché i macrofagi producono, e probabilmente anche le nostre cellule muscolari producono, un fattore chiamato tumor necrosis factor, e questo fattore uccide i progenitori fibra adipogenici, in modo che a un certo momento spariscano e non rimangano più là a fare danno. Se dovessero rimanere, proprio per una mancanza da parte dei macrofagi di lanciare questi segnali, diciamo, per spazzare via queste cellule, si accumulerebbero pericolosamente e farebbero grasso e fibrosi. Quindi un intervento terapeutico suggerito da questo meccanismo consiste proprio nell'inibire questo segnale. E questo è stato oggetto di grandi controversie, perché per anni da parte di alcuni gruppi è stato suggerito che questo intervento terapeutico fosse appunto terapeutico. In realtà, se noi inibissimo questo segnale, avremmo un accumulo di progenitori fibroadipogenici. E quindi, diciamo, il messaggio degli studi di Fabio Rossi è abbastanza provocatorio, cioè mette in dubbio il meccanismo con cui anticorpi anti-TNF-alfa, che sono stati proposti come agenti terapeutici, possano effettivamente funzionare allo scopo di ridurre la fibrosi e l'adipogenesi. Questo è il suo esperimento, mi ha gentilmente fornito queste slides, e vedete che l'accumulo di collagene, e quindi l'accumulo di fibrosi, in muscoli trattati con anti-TNF-alfa. E diciamo che questo rende conto del fatto di poter intervenire con degli agenti farmacologici che sono di particolare interesse, proprio perché in grado di essere portati in clinical trial un po' più rapidamente della terapia cellulare o della terapia genica. Però questa è anche la doppia faccia di questi agenti farmacologici, che
sul cui meccanismo d'azione bisogna studiare molto attentamente e soprattutto bisogna trovare un razionale molecolare molto forte che ne permetta, diciamo, la traslazione o l'utilizzo in clinical trial scevra da rischi. Questo è un po' una considerazione sul fatto di dover sempre studiare il meccanismo di azione di tutti gli agenti che vogliamo portare in clinical trial. Io penso che questo è stato più o meno quello che è uscito fuori dalla giornata di giovedì. Preferisco lasciare, non so se c'è tempo, qualche minuto per domande, spiegazioni, nel caso non dovessi essere stato chiaro, nel caso i meccanismi molecolari vi abbiano confuso, quindi sono a vostra disposizione per qualsiasi domanda.